L'assessore Andrea Biancareddu si è conclusa con questa approvazione della delibera sul finanziamento dei 50 milioni dello stadio di Cagliari, si chiude una querela, come ha detto lo stesso presidente Solinas, che durava da mesi, forse da anni, che può essere però un po' da apripista per tutta quella che è poi l'impiantistica sportiva regionale. Beh, certo, questa è una delibera simbolo, come un intervento simbolico, lo stadio di Cagliari è lo stadio di tutta la Sardegna, però apre il via a una stagione di restauro, restyling e interventi di impiantistica sportiva mai eseguiti nella storia della regione. Quindi oltre a apprezzare la funzione sociale dello sport e quindi il fatto che noi desideriamo che i nostri ragazzi, piccoli e grandi, abbiano strutture idonee, sia nel calcio ma in tutti gli sport, anche quelli minori e meno seguiti. È chiaro che lo stadio del Cagliari era una necessità perché c'è la prima squadra, c'è una squadra che è esempio di disciplina, esempio di stile di vita, esempio per tutti i nostri ragazzi, quindi noi desideriamo che tutta la Sardegna possa godere di un intervento di più ampio respiro. Iniziamo a farlo adesso, poi probabilmente continueranno gli altri a mettere in esecuzione quello che noi abbiamo deliberato, però è un grande risultato, perché se le cifre che ha annunciato il Presidente dovessero trovare copertura o nell'assestamento di bilancio o comunque con fondi europei, è un grande risultato che la Regione Sardegna non ha mai avuto. Ecco, Cagliari ovviamente è capo di giù, capo di sud, possiamo dire così, ma anche al capo nord. Ci sono tante iniziative, iniziando dalla Torres, che quest'anno, insomma, in questo momento è prima in classifica in Serie C, un Olbia che da anni oramai tiene alta la bandiera della Sardegna nella terza serie, ma anche scendendo tra Serie D e poi soprattutto Eccellenza, visto che lei arriva da Tempio, la novel vague del Tempio, no? Con grandi ambizioni. Ecco, davvero poi ci sarà spazio anche per il nord Sardegna, perché poi è quello che si chiedono anche i cittadini della parte settentrionale. È chiaro che chi come me, come il Presidente, andranno a poi a ripartire questi fondi dovranno farlo con la diligenza del buon padre di famiglia, in base a progetti esecutivi, in base alle esigenze reali che vanno dalla Maddalena a Carloforte. Lei ha citato alcune città, tra cui la mia, che naturalmente verranno prese in considerazione, però siccome si tratta di soldi pubblici vanno spesi con oculatezza e soprattutto sulla base di progetti reali, operativi e che si possono realizzare in tempi certi. Io non sono per mandare i soldi in economia.